sia, sono anche rappresentante dei medici, sia della cattolica praticamente. Non avevo sentito il presidente Padre per parlare della medicina territoriale, quindi ha recuperato parte di Gozzo parlando appunto delle medicine di gruppo integrate. Medicine di gruppo integrate che fanno parte del nuovo piano socio-sanitario della comunità. Allora, probabilmente Padre non ha parlato perché c'è stato negli ultimi mesi un blackout con la medicina generale, diciamo la maggior parte. È stato il comitato regionale ieri, dovrebbero aver fatto la commissione tecnica. Allora io sono parte 3-1-1, io sono in parte di quello che è successo ieri. Però il problema che le pongo, allora, se noi chiudiamo degli ospedali della regione Veneto e poi particolarmente di Giorgia, se noi chiudiamo degli ospedali, riduciamo i costi diretti, per questo non è successo qui, ma è successo in passato. E praticamente non diamo delle risorse affinché le medicine di gruppo integrato, cioè cosa vuol dire medicine di gruppo integrato? Vuol dire passare dal lavoro del medico singolo in gruppo, in aggregazione, per dare dei servizi ulteriori, CUP, preghiere, tutto quello che in questo momento qua il cittadino va a fare in ospedale. Quindi se voi però a un certo punto non provvediamo a dare delle risorse, ma non parliamo di risorse ai medici, ma di fattori produttivi, quindi infermieri, collaboratori, cioè è inutile togliere dall'ospedale e non mettere nel territorio, perché sennò alla fine non funziona, perché alla fine se noi non diamo delle risorse, queste medicine di gruppo non possono partire, non possono svilupparsi. Un'altra cosa, in questo momento qua ci sono sì delle medicine di gruppo integrate, però ce ne sono alcune, la regione ha previsto che entro il 21 dicembre del 2015 tutti i medici devono essere medicine di gruppo integrate, giusto questo, perché non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono realtà in cui non è possibile farlo. Per le montagne capisco, ma nella maggior parte del territorio questo è possibile farlo, e quindi è giusto che venga fatto da questo punto, perché appunto il cittadino che magari afferisce un medico può avere la visita, la prenotazione e magari il preghiere. Magari il cittadino che va in altro ambulatorio non può avere questo, quindi è giusto. Quindi chiedo al Presidente, se possibile, delle risposte in questo senso. Grazie. Allora, la signora vicino a noi.